Ciao ragazze, allora stanchissimi, siamo appena tornati dalla spesa e quindi vi mostro velocemente prima di sistemare appunto in frigo e in freezer. Allora, parto con questa borsa che praticamente contiene tutte cose non alimentari, diciamo, quindi tranne perché per il cane. Allora, carne per Nala. Se vi può interessare, siamo andati da Bennett questa volta, quindi dovevamo prendere alcune cose che hanno lì e quindi siamo andati lì e c'erano comunque diverse offerte molto buone. Ho preso questi Bon Bacon della Friskies che ogni tanto, molto raramente prendiamo Nala, le piacciono come sfizietto. Poi c'era l'offerta per due di questi Neutromed. Ho scelto questo qua con azione antibatterica, scusate il fiatone, ma siamo proprio appena rientrati. Ed eccolo qua. Ed era il super sconto, mi pare sui 2 euro e poco più. Poi anche di questo, offertona Dove idratante, bagno doccia, quindi va bene sia per il bagno che per la doccia. Anche questo a 1,99 mi pare. Poi sono andata lì anche per questo perché alla Lidl e in altri non lo trovo. E vado pazza, veramente follemente, sono follemente innamorata di questa profumazione. Mi piace tantissimo come la casa quando entro, quando l'ho utilizzato, profuma tantissimo. Quindi io ve lo straconsiglio. Ogni profumo è soggettivo, ma a me piace da morire ed era anche in sconto. Quindi ho fatto una maxi scorta proprio come se non ci fosse un domani. Quindi ne ho prese tre, ben tre confezioni. Poi ho preso il sapone liquido, che anche questo non trovo da tutte le parti a poco, invece qua la Bennett ce l'hanno. Ah, i fiori bianchi, io riempio i miei Spencer di sapone del bagno. Poi queste qua erano tutte le cosine, diciamo, non da mangiare. Ora prendo un altro sacchettino. Scusate, la luce è un po' buia, ma mi sa che sta per fare un maxi temporale, quindi è un po' buio fuori. Allora, abbiamo voluto provare questo preparato già pronto per pancake. Solitamente lo faccio io, però avevo voglia di una cosina già pronta, forse può anche un po' più gustosa se vogliamo, perché io li faccio molto sani i pancake e volevo provare questo. Questo è per 12-14 pancake, quindi niente di che, è giusto da provare una o due mattine. Poi queste caramelline della Elac, Ricky quando le ha viste, siamo tornati un po' bambini, quindi non ce n'è neanche tante dentro, avevamo voglia di toglierci uno sfizietto. E queste per Fedino, che me le chiede sempre, le rotelline. Poi un pacco di caffè, era in offerta. Era in straofferta anche questa mozzarella alla Santa Lucia, ce ne sono tre, pagate neanche 2 euro, 1 euro 70 mi pare, 1,80 euro. Poi ho preso, ah, c'è anche questo che non è da mangiare, diciamo. Sono le ricariche per il cosino per il WC, mi sfugge il nome, portate pazienza. Sono dei dischetti in gel che io trovo stracomodi, non c'è un'immagine qui se non ve lo faccio vedere. Vedete, sono quelli che si appiccicano così al WC e sono stracomodi, durano tantissimo, ve li consiglio anche quelli. In straofferta c'erano anche i sughi, quindi abbiamo preso questo qua di noce che prendiamo solo quando troviamo in offerta. Poi Big Bubble per Fedino, me glieli avevo promessi. Poi una scorta e mezza di pane. Eccolo là. Io poi con le nausee in questo periodo, se non c'è il pane ogni tanto che mi aiuta, sono guai. Poi ho preso le tabacchiere. Ce ne sono 8 dentro, erano in offerta anche queste. Ricky aveva sete, ma questa l'ha già bevuta. Poi abbiamo preso di nuovo perché erano in sconto due tortazza. Se vi ricordate, avevo fatto anche un vlog. Se lo trovo, ve lo metto qui sopra. Comunque, in cui vi faccio vedere che cos'è tortazza per chi non lo sa. Poi queste, aspettate un momento che corro a metterle in freezer. Aspettatemi un secondo perché secondo me sono già tutti sciolti. Allora, vediamo un pezzettino.
Voilà. Eccomi. Poi, quindi gelati. Poi abbiamo preso le giravolte. Queste qua anche a Riccardo sono piaciuti tantissimo. Avevamo fatto anche un video che poi non abbiamo mai caricato mesi e mesi fa, in cui mangiavamo insieme a voi. Questi qui sono strabuoni. Quando si ha voglia, diciamo, dello sfizio, è veramente qualcosa di super. Sembra di essere, diciamo, al McDonald's. Poi, aspettate che mi sistemo. Altra borsa, abbiamo uova levate a terra, zucchero di riserva, perché mi pareva ci fosse ma non ero convinta. Poi spaghetti, qua c'è l'altro tipo di giravolte, questo l'ho preso più per me perché non mi va lo speck, quelle cose un po' forti, quindi ho preso verdura e provola, proverò questi qua appena va un po' meglio. Poi limoni, perché senza limoni non riesco a stare, molto spesso mi va un bel bicchiere d'acqua, solitamente frizzante, con del limone fresco dentro, senza zucchero, senza nient'altro, non mi chiedete il motivo. Poi melanzane, perché voglio fare le verdure grigliate, quindi farò poi peperoni e melanzane. Poi ho preso questi qua, per me e per Fede, perché Ricky non va pazzo pazzo per lo yogurt, ed ci sono dei gusti nuovi tipo la mela melinda all'interno. Aspettate che apro perché c'è aria, ve l'ho detto, sta per fare temporale, quindi è sempre più buio, perdonatemi. Allora, maionese. Poi cos'altro ho preso? Ah, per me ho preso anche questi pomodori qua, che dovrò ovviamente lavare in ammuchina, o comunque disinfettare, e sono buonissimi, ragazze, se vi capita che li trovate, io li trovo solo alla Bennet, sono andata lì anche per questo perché sono qualcosa di buonissimo. Sono concentrati, fanno poca acqua, io li adoro con la mozzarella, infatti la mozzarella è mirata per questo, quindi mi farò poi, soprattutto magari domani che sarò sola, mi faccio magari questa specie di sandwich di pomodoro e mozzarella. Dovrò solo prima disinfettarli. Poi patate, mettiamo qua, adesso poi sistemo tutto. E cos'altro c'è che mi sono dimenticata? No, qua non c'è più nulla. C'è ancora una busta, aspettate che mi... La sola è sempre un casino perché... Allora, ho preso da buona romagnola anche le piadine. Poi ho preso, allora Ricky si è preso il prosciutto crudo, io non lo posso mangiare, prosciutto crudo qui sotto e prosciutto, sì, crudo sotto e cotto, questo qua per me. Poi le carote, perché è un periodo in cui mi vanno le carote alla julienne, tonno, questa variegata che anche Fede adora e anche a me ogni tanto piace una fettina, magari per colazione o per merenda, uno sfizietto così. Poi qua ci sono 8 kg di banane, perché io faccio, avendo anche le mele, molto spesso a merenda, invece che mangiare qualche schifezza, mi faccio un bel frullato di frutta solitamente, quindi ho preso tante banane perché alcune magari le mangia Ricky e Fede e io invece le utilizzo principalmente per i frullati, quindi vanno, che è una meraviglia. E poi questi wafferini al cioccolato. Quindi questa è la spesa. Ah, dimenticavo la cassa di latte, quindi 6 litri di latte che erano in offerta della Granarolo. E poi vabbè, le altre verdure, in più ho preso i cuori di bue, le zucchine, però quelle le prendo principalmente dal verduriere. Quando andiamo al supermercato prendiamo tutte cose di questo genere, quindi gli affettati, le cose confezionate, invece la verdura e la frutta fresca, a parte queste quattro cose che volevo adesso, le prendiamo dal verduriere insieme all'acqua che ce le porta a casa. Quindi questo è tutto, spero che la spesa vi sia piaciuta e vi sia stata utile, vi mando un bacione, ci vediamo presto, ciao!